Popolo del venerdì, siamo tornati qui. Bene, 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 anzi, benissimo. Oh, allora, siamo qua. Qualcuno ci ha domandato oggi, incontrandoci per strada, come mai che non c'eravamo la settimana scorsa. Ve lo ricordo, era venerdì di Pasqua, ragazzi. Anche noi ogni tanto ci facciamo una festa, poi insomma. Fa trasmissione a sé del Venerdì Santo, non ci sembrava, come già l'anno scorso, come già anche 2 anni fa, non ci sembrava, come dire, simpatico, no? Va bene. Comunque, siamo di nuovo qui. Abbiamo internet e forse abbiamo anche il telefono, né Marco? Sì. Abbiamo anche il telefono, perché vi ricordate che 2 settimane fa avevamo avuto il problema del cambio gestore. E il telefono non c'era, stasera c'è anche quello, ma aspettate, aspettate, aspettate. Bene, allora, forse per la terza volta in 23 anni abbiamo iniziato alle 20 puntuali. Marco è già in crisi. E Marco non mi segue, no? È inutile, non mi segue. È bello che mi dice, vieni a fare la trasmissione, che è l'unico momento in cui mi diverto. Quando poi io gli dico qualcosa, lui sta o guarda Facebook o si fa i cavoli suoi o risponde al telefono. Lui mai, non mi risponde mai. Buonasera, signor Pinatte, buonasera. Salve, signor Solari. È ancora qua, Adesso la porta aperta, il così almeno. nostro grande regista Marco Pinatte che ci segue sempre bene. Allora, abbiamo letto un po' di giornali, no? Ve ne voi sapete che noi. Abitiamo ancora in Alessandria, ma veniamo sempre più volentieri qui a Chiavari a goderci questo bellissimo sole, queste bellissime giornate, questo bellissimo clima. E ci siamo letti un po' di giornali, no? Ci siamo letti un po' di giornali e abbiamo visto che a Lavagna arriva il nuovo commissario, giusto Marco? Perché no, non perché quello di prima non andava No, non è bene, il capo rimane sempre lui, eh? Sì. cambiano i subalterni, gli Esatto, assessori. questo perché, non perché quello di prima non andava bene, ma perché la legge proprio prevede massimo di 18 mesi, allungabile a 24, ho letto bene, sì, mi pare che sia così. Ed una delle prime dichiarazioni è stata, vediamo di rivalutare, rivalorizzare. Il lungomare, noi abbiamo un suggerimento, no? Cioè, voi sapete che a noi ci piace di tanto andare in giro a vedere. Abbiamo un suggerimento. Prima di tutto bisognerebbe sulla passeggiata a mare andare a levare la sabbia che è stata buttata dalle mareggiate, no? Sapete che c'è la passeggiata a mare, poi a fianco c'è la strada, quella che ho un ritorno, Marco, che è fastidiosissimo. Se me lo abbassi un pelo, ti ringrazio. Grazie, ecco sì, io non lo sento più, grazie. Ho un ritorno, non è che ho fatto il biglietto andata e ritorno, cioè, sono cose tecniche, sono cose tecniche. Sentivo la mia voce sfalsata di alcuni secondi e quindi mi dava un fastidio. Sentire la mia voce mi dà fastidio a me, figuriamoci a voi. Mia che siamo già stupidi, ma siamo già stupidi, cominciamo bene. Dicevo, appunto, tanto levare tutta quella sabbia lì, che c'è sulla passeggiata a mare di Lavagna, che sapete c'è la passeggiata a mare, a fianco c'è il pezzo di strada che hanno fatto dove c'era il famoso terzo binario, e quella è piena di sabbia, ne avevamo già parlato, poi ci sono anche i furbi che ci vanno col motorino, poi restano insabbiati, la gente applaude, vabbè, ma queste sono cose diverse. E poi avremo anche un altro suggerimento, cioè per rivalutare bisognerebbe anche andare a levare certe cose che sono lì da mesi, mesi e mesi, perché conciate come sono. Ne abbiamo scelta una perché ci piace, ne erano tre o quattro, Ne abbiamo scelta una perché ci piaceva bene. Adesso Marco ci fa vedere questo piccolo video. Ecco, abbiamo scelto questa perché ci piaceva. Completamente arrugginita, legata con due catene, la ruota la vedete, ecco, male bella dritta quella roba lì, bella dritta. Ora, io voglio dire, uno che lascia la bicicletta lì così, non penso che in quelle condizioni domani se la voglia andare a riprendere. A parte il fatto che lì non ci dovrebbe stare neanche se fosse nuova, perché non è il posto da mettere le biciclette. Ma in ogni caso,
non è che uno se la va a prendere domani. Allora si va lì, si sega il lucchetto, si porta via la bicicletta e abbiamo risolto il problema. Non è l'unica, abbiamo scelto quella perché con quella ruota lì tutta scancagnata ci piaceva veramente tanto. Ora magari telefona uno che dice: ma l'hanno rubata 6 mesi fa, grazie, l'ho ritrovata, ditemi dov'è. Ma non credo, ma non credo, ma non credo. Bene, 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 anzi, benissimo. Trasferiamoci a Chiavari, trasferiamoci a Chiavari. Oh, ci fa molto piacere vedere che i lavori in Corso Garibaldi stanno andando avanti. No, si sono dimenticati di mettere il cartello per le macchine e di andare a passo d'uomo, perché i lavori stanno andando a passo d'uomo, sembrano quelli di Via Piacenza. Io non ho ancora capito che cosa stanno facendo. Qualcheduno magari me lo spieghi, perché ho visto che c'è un buco qui, un buco là, un buco lì, un buco là, però il furgone del mercato in mezzo, non so dove, è riuscito a infilarci sia fra uno scavo e l'altro stamattina. Loro ci riescono sempre, loro ci riescono sempre. E meno male perché perlomeno riescono a lavorare lo stesso. E ci sono questi due scavi grossi, uno in via del Pino all'incrocio con via Canto di Gatti, per intenderci, Canto di Gatti, via Botti, credo che sia, sì, via Botti, e cioè non sto parlando di te, via Botti, e poi c'è l'altro scavo, quello che prende una buona parte di Corso Garibaldi e che crea dei problemi e alla circolazione e allo scarico merci e soprattutto ai parcheggi. Perché ne sono stati, già ne erano stati levati, perché era stato messo la prima parte, vi ricordate che adesso è, non si capisce bene dalle strisce, ve l'avevamo fatto vedere, però all'inizio sono tutti posti per i motorini, diciamo lì davanti al defilla, davanti all'ex Teatro Cantero, ci alziamo un attimo in piedi per ricordare questo triste evento. Adesso ne hanno tolto anche degli altri per appunto permettere alle macchine di passare un pochettino più agevolmente dove c'è questo. Continuano a lavorarci ormai un mese, più di un mese che stanno facendo questi lavori. Stamattina erano lì che spostavano, facevano, tric e traccavano, stanno facendo delle cose che non ho capito bene. Sono stato un po' a guardare, ma non ho capito bene perché non me ne accapisco io di queste cose, non me ne accapisco, ma mi pare che i lavori stiano andando avanti, anche se molto, ripeto, molto, molto, molto lentamente. Rimanendo a Chiavari, cambiamo un attimo il discorso. C'è molta gente a Chiavari, purtroppo per loro, che fumano, no? Ora io ho smesso di fumare, voi lo sapete tutti, ho smesso di fumare alle 8 meno 5, riprenderò alle 8:50, come che voglio dire. C'è gente a Chiavari che fuma. Io sono uno di quelli che se posso, la cicca non la butto in terra. Al massimo mi cerco una caditoia, un caditoio dall'acqua e delle acque piovane, insomma, da non buttarla proprio in terra, se posso. Cioè, se voi mi date, io ve l'ho sempre detto, voi datemi la possibilità di metterla da qualche parte e io ce la metto. E via Vittorio Veneto, Carluccio Dritto hanno messo appunto alcuni di questi posacenere, però bisogna fare attenzione. Ne avevamo già parlato di uno che era magari difettoso, però bisogna fare molta attenzione perché io stamattina stavo spegnendo la sigaretta in uno di questi posacenere e mi sono accorto che c'era qualcosa che non andava e vi facciamo vedere il video che abbiamo fatto. Via Vittorio Veneto, uno spegne la cicca dove va? Direttamente nel sacchetto di plastica. Perché? Perché c'è la cosa che non è scattata. Allora uno dice: facciamola scattare, ma che? Guarda, tutto bloccato. Lavori fatti, lasciamo perdere. Ecco, quindi fate attenzione, signori fumatori, quando spegnete la cicca, guardate prima se la scatolina che dovrebbe raccogliere le cicche e la cenere e soprattutto la roba ancora ardente. No, ardente nel senso che è la pasta ardente, ardente nel senso che sta ardendo, che brucia, la roba che brucia, insomma, praticamente, stare attenti perché che non vada appunto tutto dentro al sacchetto di plastica con dentro spesso e volentieri carta che può prendere fuoco abbastanza facilmente.
E ovviamente chi svuota queste cose qua dovrebbe stare un attimo attento a controllare che poi funzioni tutto, anche perché c'è una chiave per aprire quell'affare lì. Non è che uno arriva e lo apre, c'è una chiave, abbiamo visto, si vede anche dal video, per aprire il meccanismo. Molto probabilmente quando è stato chiuso il meccanismo non è stato chiuso bene, oppure è rotto e qualcuno non se n'è accorto, non ci ha fatto caso. Può succedere, può succedere, non è l'unico, eh? Ne abbiamo visti alcuni in carruggio dritto che, diciamo, via Marte della Liberazione, che invece funzionano, sono posizionati bene. Quindi attenzione, quando si spegne la cicca, date un'occhiata, perché è facile che succeda, ne abbiamo visti due o tre, che succeda che voi spegnete la cicca magari di fretta perché state camminando e va a finire dentro, ancora accesa, dentro il bidone, dentro il sacco di plastica della spazzatura, e non è bello, non è bello, non è bello, non è bello. Oh, bene. Stasera vi vogliamo dare un po' più spazio, perché settimana scorsa non c'eravamo e 2 settimane fa non c'era il telefono. Quindi vi vogliamo dare un pochettino più spazio alle telefonate, sempre che le facciate, no? Le telefonate, perché voi lo sapete, ve l'abbiamo già detto, no? Se vediamo che le telefonate durante la trasmissione non ci sono, noi la trasmissione poi la facciamo senza telefonate, oppure facciamo 2 o 3 telefonate mirate a persone che ci chiamano durante la settimana, quello che volevamo fare all'inizio. Però attenzione, perché il telefono è qua, se lo usate, lo usate. Oh. Ciao Gian, settimana scorsa la tua puntata ci è mancata, meno male che stasera ci sei. Saluti anche a Pinat. Hai sentito Marco? Benissimo. Allora, vi dicevo che daremo più spazio alle telefonate, quindi praticamente io fra qualche minuto darò subito la linea alle telefonate. Vogliamo salutare uno sponsor amico che ci saluta. La puntata scorsa è stata l'ultima puntata, ci ha salutato. Il bar Trattoria del Bocco, sperando di ritrovarlo come sponsor più avanti, e sicuramente però faremo da lui qualche altra serata delle nostre, perché sicuramente ci richiamerà. E vogliamo dare un bentornato a uno degli sponsor, diciamo così, storici del Centro Giornale, addirittura. Forse il primo sponsor della nuova edizione, comunque quello che ci sta seguendo da più tempo, che dopo la pausa invernale ormai tipica che ha iniziato a fare questo locale, è tornato, ha riaperto e ovviamente ci ha chiamato e noi siamo andati là e ci vediamo un nuovo spot per la nuova stagione di questo grande amico sponsor. Vai Marco! Siamo tornati! Ebbene sì, possiamo di nuovo gustare il gelato del Bar Davide, fatto con ingredienti naturali, con la perizia di una volta e con l'amore di sempre. E non dimentichiamo gli aperitivi, con gli stuzzichini e poi la grande sala interna. Insomma, un'altra bella stagione in compagnia del Bar Davide. Venite a trovarli. Perché, come dico sempre io, Bar Davide, se ci passi davanti è impossibile non entrare dentro. Lei è inutile, lei è impossibile. È impossibile, è impossibile. Tanto perché su imbriegue non stavo cinte. Ed eccoci qua, ringraziamo i nostri amici Carletto, Gian e la mitica Gemma per averci voluto fare compagnia anche per questa stagione che si preannuncia calda, lunga e interessantissima. Più interessante che calda e che lunga. Molto, molto, molto bene, anzi benissimo. Adesso, come per magia, per incanto, appare in sottoimpressione il numero di telefono, perché appare in sottoimpressione, visto, ho detto appare, appare, fai sparire, quando io dico appare, beh,
Oh, ho delle doti in questa mano qui, ho delle doti. Tutte le volte faccio così. Tesa stupido, eh! Aspetta un po', faccio così. È distratto adesso, si era distratto il ragazzo, faccio così. Come dice Emilio Di Levi, che situazione, che situazione. Bene, 0125 39 39 07, sono solo le 20 e 15 e potete già telefonare, pensate un po'. Però telefonate perché sennò noi ce ne andiamo. Intanto vi ricordo che potete scrivere, come qualcheduno sta già facendo, potete scrivere anche direttamente su chi ha internet, su Facebook, sul gruppo Ceto Giornale trattino Il Ritorno. E se non siete ancora iscritti vi facciamo entrare, se siete già iscritti invece potete scrivere direttamente senza passare dal via. Oh, intanto andiamo a vedere se da qualche parte in giro per internet si trova qualche cosa. Abbiamo già la prima telefonata, benissimo. Bene, 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 anzi, benissimo. Pronto? Ciao, ciao, sono Pietrin. Oh, ciao, ciao Pietrin. Bentornato. Oh, hai ragione, mi sono dimenticato di dire una cosa. Anzi, dilla a te direttamente. No, ma chiamatelo per quello. Volevo dire una cosa, ho notato, ho scritto anche un'email a un indirizzo della RAI, perché dagli ultimi giorni di Bartola, tuttora, dopo il scusa, Pietro, Pietro, fermati, abbi pazienza, devi abbassare la televisione perché io non sento niente. Ok. Abbi pazienza. Okay. Ecco, au aghessemo. Va bene. Mica tanto, ma comunque. Ho chiamato un'email a un indirizzo della RAI, però non hanno risposto, di quanto dagli ultimi giorni di marzo a tuttora, dopo il giornale della radio delle 7 al mattino, io decido di andare in onda, da Liguria, vengo in onda il giornale della Toscana, chissà perché. Ah, ecco. Cioè, ci hanno scambiato per dei toscani, insomma, via. No, giusto. No, chiamo perché oltre a me può interessare anche altre persone. No, no, indubbiamente, allora. Cari signori della RAI, il giornale radio, mi hai detto? Dopo il giornale radio del mattino il giornale radio del mattino delle 7, che dovrebbe andare quello della Liguria, invece va quello della Toscana. Esatto. Va quello della Toscana e non è bello, non è mica bello, perché se uno vuole stare lì, se uno volesse sapere le notizie della Liguria, cosa gliene frega di cosa succede a Cecina, dico ben? Ma già che ti sento, ci è venuto in mente che avevamo parlato, vi ricordate che erano spariti un paio di orologi, no? Uno l'abbiamo visto che è ritornato fresco fresco, quello in fondo a Caruggio Dritto, in fondo a Via Madre Liberazione, all'incrocio con Corso Millo. Vi posso confermare che è tornato anche quello dal De Filla, e vi posso anche confermare che oggi pomeriggio già non funzionava, o quantomeno l'ora non era giusta. Oh, porca miseria. L'ho visto io oggi, guarda, l'ho visto io oggi, combinazione. E quello è possibile. E l'hanno appena messo e anche esa lua non è giusta. A meno che non ci siano dei collegamenti strani con il satellite, non lo so, ma oggi pomeriggio l'ora non era giusta, te l'assicuro. E quindi va bene, comunque l'hanno rimesso, speriamo che... Dimmi. Qual è quello che non è esatto? Quello di Corso di Caruggio o di Fila? Non ho capito. No, l'ora esatta ce l'hanno quasi tutta, però l'ora dell'orologio di fuori da De Fila che si vede dalla parte di Corso Garibaldi oggi era sbagliata. Ah. L'ho visto io. L'ora era sbagliata.
Se poi l'ha rimesso a posto non lo so, ma oggi pomeriggio c'era una quarantina di minuti di differenza. Vabbè. Ne abbiamo approfittato per dirlo. Vabbè. Benissimo, grazie. Okay, ciao Gianna. Ciao Pietro, ciao, grazie a te, ciao. Eh sì, avevano risistemato durante la nostra assenza, avevano risistemato i due orologi, quello che avevano tolto, probabilmente per aggiustarli, quello in fondo a Carugio Dritto, all'incrocio con Corso Milo, e quello storico, anche se non è più quello di una volta, però insomma, l'orologio lì c'era quando io ero bambino, quindi l'orologio storico lo chiamiamo così per quello, dal De Filla, che però oggi pomeriggio, appunto, dalla parte, guardandolo da Corso Garibaldi, l'ora era sbagliata. Non so se era fermo o se c'è stato un problema che poi è stato risolto, non lo so, ma oggi pomeriggio l'ora era sbagliata. Bene, anzi benissimo, andiamo avanti con le telefonate, si arrivano, e vi stavo dicendo che andiamo a vedere. Ah, ecco. Come voi tutti saprete, una buona parte della colmatina, diciamo così, è occupata adesso dal circo. Io non voglio entrare nel merito del circo, gli animali, che sono discorsi che sono molto più grandi della nostra trasmissione, e noi, come sapete, non li facciamo e non li vogliamo fare, perché non è questa la sede per farli. Il problema, come al solito, si presenta per tutti i parcheggi che vengono tolti, che sono gli unici parcheggi liberi che ci sono a Chiavari, no? Io non ho mai visto che mettano il circo dove c'è una piazza con i parcheggi a pagamento. Ecco, non capisco perché nelle piazze con i parcheggi a pagamento il circo non ce lo mettono mai, lo mettono sempre nelle piazze dove ci sono i parcheggi liberi. Così poi la gente dice, mica devo andare a travaggiare a Siena tutti i giorni, traduco per i non liguri, io che devo andare a lavorare a Genova tutti i giorni, dove la lascio la macchina? Ecco. E questo è il discorso che abbiamo sempre fatto quando ci sono le giostre, quando arriva il circo, quando c'è questo, quando c'è quello. Creiamo o uno spazio alternativo, oppure durante quei 4, 5, 6, 7 giorni che c'è il circo, durante quei 8, 10, 12, 15 giorni che ci sono le giostre, diamo la possibilità, almeno nella zona della stazione, nella zona del centro, lì non so, che so, Corso Garibaldi, Corso Colombo, queste strade qui, di dare il parcheggio gratuito. Lo so che ci sono dei contratti da rispettare, una cosa o l'altra, ma quando fai il contratto con la società, qualunque essa sia, quando il comune fa il contratto con la società dovrebbe dire sì, ok, va bene, però ci sono due o tre periodi all'anno dove io mi devo occupare la colmatina, oppure addirittura la colmata grande, e ho bisogno che in quei due o tre giorni lì, 4, 5, 10 giorni, che sono 10 giorni su 365, non è che sia poi quella esagerazione, ho bisogno che tu mi dai, che so, 150 posti nella zona all'intorno gratuite. Ecco, si può fare, penso, quando uno fa un contratto, dice guarda che io a gennaio ho le giostre, a marzo mi arriva al circo, a settembre c'è la festa della porchetta impazzita, chissà perché la porchetta impazzita è la prima cosa che mi è venuta in mente, la sagra del vino rosato, mi serve dei parcheggi perché devo occupare la colmata o la colmatina, e quindi mi servono questi parcheggi. Non è così difficile da pensare, se ci pensi prima. È chiaro che se quando fai il contratto, che sono stati fatti anni fa, quando fai il contratto non lo dici, quando poi hai la colmata occupata, non puoi andare da questi qua a dire mi servono i parcheggi liberi, perché lui ti dice d'accordo, io i parcheggi liberi te li do, però tu comune mi paghi 8 ore per parcheggio tutti i giorni, e allora viene a costare un po' troppo. Quindi, voglio dire, quando si farà il prossimo contratto, io una postilla di questo genere, cioè, non dico che la farei così, perché magari noi non siamo all'altezza di queste cose qua, ma quantomeno pensarci,
metterci uno di quegli scienziati che sono lì apposta per studiarsi queste cose e farla, e farla, e farla, perché mia che, insomma, tutte le volte che c'è la colmata a mare o la colmatina occupate da qualcosa, che può essere il circo come in questo caso, le giostre come tutti gli anni, o magari qualche sagra, qualche cosa, magari che a volte viene fatto, qualche manifestazione, qualche cosa, c'è sempre il problema dei, soprattutto dei pendolari, perché quelle due colmate lì, sapete che per il 90% vengono utilizzate da chi lascia la macchina lì tutto il giorno, perché o fa il pendolare, va in stazione a prendere il treno, o lavora in un negozio, o fa il commerciante, cioè quindi che deve lasciare la macchina lì tutto il giorno e non la può lasciare in Corso Garibaldi a 1,50 euro all'ora, 1,50 euro all'ora, non frazionabile, minimo 1,50 euro, ricordiamolo, no? Perché se ricordiamo, poi ci sono altre zone dove magari si può frazionare o dove d'inverno si paga meno, perché ad esempio se andate a parcheggiare dove c'è il camping, lì si paga meno d'inverno, attenzione, d'inverno si paga meno, perché non che va di sciù, d'estate che c'è pieno così si paga di nuovo di più. Però voglio dire, uno che deve prendere il treno e andare a lavorare a Genova non può andare a parcheggiare dal camping, cioè gli viene un po' scomodo, no? Cioè, capito? Ecco, gli viene un po' scomodo. Quindi bisognerebbe pensare anche che durante questi eventi quelli che usufruiscono della colmata e della colmatina, che sono gli unici due grandi parcheggi vicini al centro, cioè sono due dei tre grandi parcheggi vicini al centro, perché il terzo è quello, diciamo lì dal Via Ghio, no, no, quella zona lì, la Mafalda di Savoia, Via Ghio, eccetera, lì che abbiamo questi parcheggi, questi polmoni che sono un po' distanti, poi c'è la salita a fare, eccetera, però quando ci sono questi casi eccezionali bisognerebbe trovare il sistema di avere dei parcheggi a gratis. Pronto? Ciao Gian. Eccomi, buonasera, ciao. Volevo informazione. Se allora, posso. A Mezzanego è da parecchi mesi che l'autovelox non c'è più. Io ho chiesto qualche spiegazione al comune, ma non rispondono. Ecco. Potete provare voi, siccome i cartelli sono ancora rimasti appesi, controllo, velocità elettronica, gli altri sono quasi tutti spariti, potevano togliere anche quelli, visto che l'autovelox non c'è più. Allora, l'autovelox non c'è più e penso che non pianga nessuno. No, non piange nessuno, anzi, sono felici. Però hanno lasciato i cartelli, vabbè, i cartelli puoi anche lasciarli per dire com'è. Nel senso, vai piano perché ti stiamo controllando, anche se poi non è vero, però lo stiamo controllando. Però vorrei sapere come mai è sparito l'autovelox. Ecco, l'unica cosa che tu dicendo così adesso, tutti quelli che non lo sapevano sono tutti contenti perché adesso sanno che non ci sono più gli autovelox a Mezzanego. Ok. E non è bello, però, insomma. Ogni tanto ci vuole anche questa bella notizia alla gente. Va bene, grazie. Ciao, ciao. Pare che abbiano tolto l'autovelox, però ci sono ancora i cartelli a Mezzanego. Insomma, come dico io, l'autovelox ogni tanto c'è, in certi punti fa anche bene a esserci, perché sapete benissimo che purtroppo spesso succedono delle cose, specialmente su certe strade dovute un po' all'alta velocità, se qualcheduno magari rallentasse un po' certe cose magari non succederebbero e non ci avremmo poi queste tristi notizie dovute appunto specialmente sulla statale della Fontana Buona, che come voi sapete ha una brutta nomea proprio per questo tipo, per queste cose dovute molto spesso alla velocità. Chiaro, fondo stradale, strada stretta, certi punti molto stretta, eccetera, eccetera, fanno loro, per amor di Dio, però voi sapete bene che è una strada quella che purtroppo è piena di queste cose qua. Oh, guardando un po' in giro, come vi dicevo,
Noi abbiamo notato, ce lo hanno già segnalato e abbiamo visto delle foto, avevamo fatto vedere anche non molto tempo fa queste cose, che ci sono delle cose che non si sa bene a chi appartengono e chi, da chi devono essere curate. A chi appartengono si sa perché sopra c'è scritto Comune di Chiavari, Servizio Fissioni Pubbliche. Chi le deve tenere in cosa non abbiamo ben capito, se è il comune o se sono quelli delle affissioni. Mi spiego, stiamo parlando di quei grossi contenitori, chiamiamoli così, di manifesti funebri, che sono tutti o quasi tutti in condizioni pietose. Sottopassaggio di Corso Garibaldi, sottopassaggio di Corso, diciamo da Corso Italia, come dire, da Corso Montevideo per andare sul lungomare. Quello, diciamo, io lo chiamo sempre l'angolo di Pompeo, anche se Pompeo non esiste più, l'angolo di Pompeo, lì praticamente Carugio Dritto, via Marte della Liberazione, incrocio con via San Giovanni. Anche lì, ruggine, buchi, tutto lo sporco, la ruggine, l'acqua rugginosa, non ferruginosa, l'acqua rosenenta che scende giù e che macchia tutto il muro. Sono veramente, non so come mai, ma sono quasi tutti in condizioni pietose. Noi continuiamo a domandarci chi è che deve curare queste cose qua, e chiunque sia lo faccia, anche perché già è una brutta cosa appendere il nome di un tuo parente, di un tuo amico, di un tuo conoscente, vederlo appeso lì. Se poi lo vedi anche in una condizione, diciamo così, schifosa, perché molti sono in condizioni schifose, qualcuno ve l'abbiamo fatto anche vedere, la cosa diventa ancora più, come dire, più brutta, no? Un po' più brutta, come quando c'erano le vecchie camere mortuarie sia all'ospedale di Chiavari che all'ospedale di Lavagna, che già era triste andarci, in più entravi in posti che erano improponibili, e la cosa diventava ancora più brutta, ancora più triste. Quindi mettiamole a posto queste cose qua, non penso che sia una spesa così grande, ma non è che dobbiamo andare lì a darci una pulitina, bisogna cambiarli, possibilmente farli di un materiale, come a suo tempo il sindaco Agostino cambiò la ringhiera della passeggiata mare, che ve lo ricordate, che tutti gli anni gli veniva dato il rosso del Minio e poi gli veniva dato il blu sopra, tutti gli anni veniva verniciata, carteggiata ed era tutta piena di cose di ruggine, ve lo ricordate, perché? Perché il salino, specialmente il salino, ma un po' l'acqua in generale, cioè adesso, quella che c'è adesso, sono quasi 20 anni, credo, anzi forse sono più di 20 anni che è stata messa, sì, c'ha qualche problema, ma sono 20 anni, 20 anni che è lì, ed ha dato i suoi frutti. Quindi facciamo queste cose qua, ma facciamole di un materiale che non si deteriori, che non faccia queste cose qua, sono veramente orribili, tutte macchiate di ruggine, con i buchi, le cose, andateveli a vedere, fanno veramente, come si dice in vero dialetto, le anguscia, fanno veramente anguscia. Non traduco per i non liguri, per evitare che questo lo state mangiando, sì, benissimo, oh. Comunque facciamo delle cose belle, facciamo delle cose, sì, ma più grandi, cioè, delle cose, come dire, intelligenti, come delle cose, come dire, intelligenti. Bene, 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 anzi benissimo, sono le 20:35, le telefonate mi pare che anche stasera non arrivino, no, anche stasera, che stasera non arrivano, un po' perché la settimana scorsa non c'eravamo, un po' perché 2 settimane fa non c'era il telefono, non lo so, un po' perché la gente guarda la trasmissione e dice avrei voluto chiamare, e mi ferma, perché poi il giorno dopo mi ferma, vuoi a telefonare ma non hai a quei, vabbè, se non ti chiedi a quei, allora quella è l'unica che ti mi dici, eccetera, eccetera, eccetera. Ora andiamo a vedere se è arrivato qualcos'altro sul sito. Marco non lo sento più, spero che sia ancora vivo.
C'è? Sì, benissimo. Non è niente da dire, niente da aggiungere? Oh, qui c'è una foto che c'è un branco di tutto un rumentaio nella zona Panesi. Però è una foto vecchia, una foto di prima di Pasqua, c'è scritto portarla via, no, mi auguro che l'abbiano portata via, nel frattempo era tutto una catasta di fascine, o come minaccio di piantargli la trasmissione, suona subito il telefono. È così, sono le mie mani che fanno così. Marco era distratto. Pronto? Buonasera Gian. Buonasera. Mi sente? Sì, io la sento benissimo. Senta, io ho un problema. Dovrebbe fare un appello a Sestri, al comune di Sestri. Perché ci sono le gallerie di Sant'Anna senza luce. Vorrei parlare. Aspetti perché la sento male, adesso la sento male. Ora? Ora meglio. Le gallerie di Sant'Anna, dicevamo? Non hanno di luce. Non hanno di luce, sono al buio. Ah. È un pericolo perché la gente con i motorini alla sera. Io devo scendere, farlo a piedi perché sono buie e sono 20 giorni, se potrebbe lei gentilmente. Quindi in pratica Bello, da dopo che l'hanno riaperta, più o meno, dopo che c'è Sì, ma no, stata la... non è questione di riaperto, non c'è, sono buie. Sì, ma dico, da dopo che l'hanno riaperta non hanno più messo la luce, oppure c'era e poi è andata via dopo? No, c'era e non c'è. C'è solo, sa che sono tre pezzi, no? Sì. Quella in mezzo c'è la luce e l'ultima a uscire, la prima a entrare, sono al buio Che sono le completamente. due vecchie gallerie originali, diciamo. Sì, Perché già c'è quella in mezzo il problema è che quella c'è quello che è artificiale. successo. E puoi entrare anche al buio, si va al buio, io penso che prima o poi, non lo voglio dire, qualcosa succede. Noi ci auguriamo di no, anche perché ci Lo auguriamo so, che... però non fanno niente. Niente, niente. Io ho provato a chiamare il comune, hanno detto che loro non c'entrano, che qui e là, ma cosa aspettano? Il morto? Ci auguriamo di no. Lo so che mi anch'io faccio quella strada tutte le notti perché vado a casa, però mi creda, devo scendere dal motorino, farlo a piedi, uscire, è un pericolo. Io credo che questo non dipenda dal comune, ma dipenda dall'ANAS. Anche Marco mi stava dando la stessa Lo so, sua ma impressione. non fanno niente. Però il comune, i due comuni in questo caso, perché c'è sia Chiavari, cioè scusate, sia Lavagna che Sesti sono interessati da quelle gallerie lì. Quindi bisognerebbe che i due comuni intervenissero presso l'ANAS. A prenderli per il collo dice, oh, le gallerie sono al buio, ce la vogliamo mettere una Oltretutto, la lampadina? sera che c'era la mareggiata, veniva tutta l'acqua e tutto al buio, ma veramente, Sì, è no, una no, cosa, no. io la prego di fare lei un appello. Io più che l'appello non posso fare, però io lo dico, sia il comune di Lavagna che il comune di Sestri, che non sono loro che devono mettere le lampadine, Lo faccia al ricordiamoci. comune lei di Sesti della Lavagna. A noi non ascoltano, abbiamo fatto Ecco, telefonato, magari lei l'ascoltano. che facciano così, che diano una telefonata all'ANAS e oh, Ma noi ragazzi, abbiamo diamoci una chiamato il botta, comune. ecco. Va bene, grazie. Grazie della segnalazione. Perché è pericoloso, veramente. Sì, questo è verissimo, sì. Grazie, buonasera. Grazie a lei, salve. Allora, pare che le gallerie di Sant'Anna siano al buio e non da oggi, insomma, da parecchi giorni. E la cosa è pericolosa, sì, perché specialmente di notte, ora di giorno magari ci si vede, ma di notte specialmente se c'è il motorino che ha la luce piccola, la bicicletta che molto spesso la luce non ce l'ha o ce l'ha molto fioca, c'è qualcheduno a piedi, c'è la mareggiata che ti butta l'acqua lì e tu arrivi al buio e non la vedi, insomma, le gallerie al buio sono pericolose. Ora, il comune sia di Lavagna che di Sesti non ha la possibilità di andare lì ad accendere le luci perché non è di loro competenza. Però il comune o la provincia, che magari qualcuno della provincia ci sente, città metropolitana,
faccia pressioni sull'ANAS perché vada a vedere come mai, perché non penso che si siano bruciate tutte le lampadine tutte insieme, anche perché nella parte centrale a quanto pare ci sono accese. Quindi c'è un guasto che non fa accendere le luci delle due gallerie di Sant'Anna. E quindi che qualcuno telefoni, chi di dovere telefoni a chi deve mettere a posto e che le mettano a posto. E che le mettano a posto perché, come ripeto, sono molto pericolose. 20 e 40, che situazione. Pronto? Pronto, buongiorno, buonasera, signor Solari. Buonasera a lei stessa, medesimo. Via Dighe, io abito a Lavagna. In via Rezza. E questo è un problema suo. Ecco. Insomma, problema mio. Le volevo dire, non so se fanno d'inverno, fanno le motocross, perché la strada è una strada in, piena di buche, e d'estate possono fare, o viceversa, possono fare anche le gare di motoscafo. Ho capito. Allora, via Rezza, mi ricordi qual è? Se cadi dal marciapiede ti mettono sotto le macchine. Via Rezza, mi ricorda qual è? Via Rezza è dove c'è il grattacielo che sì, è quella praticamente che, dal, che da, 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 dalla piazzetta del, del dalla piazza sì, di, sì, di la piazza Marini, Marini. Da va, piazza Marini va a finire sul via Leone dell'ospedale, per intenderci. Ma, va all'ospedale, dico, ma è una strada che hanno fatto di tutta quella strada lì, sembra di essere in Serbia, in Bosnia, dove è scoppiata la guerra là. Allora, cari signori di Lavagna, via Rezza, non dimentichiamocela, anche se rimane un po' nascosta, ma non dimentichiamocela perché è una strada importante, tra l'altro, è una strada di buon transito, se non altro perché c'è il grattacielo con tutti gli abitanti che ha, di macchine lì ce ne passano sicuramente, quindi andiamo ad aggiustare via Rezza perché sembra un campo di battaglia, ho detto bene? Benissimo, a parte che la diarezza l'hanno fatta i romani, va bene, è l'ora di metterla a posto. Sì, via. Ma a quanto pare è rimasta ancora com'era al tempo dei romani. Quindi... Benissimo, grazie. Bene, arrivederci, Solari. Salve, salve, grazie. Viarezza, settimana prossima ce l'andiamo a vedere, Viarezza, per vedere in che condizioni è. Bene, 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 anzi benissimo, alla fine vedete che tira, tira, le 20.42, anzi 20.43 le abbiamo tirate anche stasera. Continua a dirvi l'ora, perché? Per farvi vedere che siamo in diretta, dice, ma ci sono anche le telefonate, ma qualcuno può pensare che no, siamo in diretta, finché dura. E siamo anche, vi ricordo, su streaming, vero Marco che ci siamo? Siamo anche su streaming, voi andate... sulla pagina Aceto Giornale Il Ritorno, andate sulla pagina di Gian Domenico Solari, andate sulla pagina di Entella TV, sull'altra pagina Amici di Entella TV, abbiamo più pagine noi che il vocabolario Zingarelli. Anche sul sito www.entellatv.net, anche sul sito sito di Entella TV www.entellatv.com, com'è? L'ho già perso, com'è il sito? www.entellatv.net nettesa, noi nettesiamo uscito. Pronto? Pronto, sono Antonio, quello che sono venuto giù a Entella TV per dirmi un problema. Sì. E come faccio a collegarmi con la televisione qui per mandare e parlarci? Ferma tutto che non ho capito. Vedo che fanno le richieste per i problemi che c'è, ecco il signore qui davanti alla televisione. Sì, sono io. Come faccio a collegarmi? Sta già parlando con me. Ah, ecco, sono già collegato? Sì, è perché noi siamo magici. Sì, a sentire, signore. Mi dica. Io sono un signore di... Ligure, bene. Parcheggiavo l'Appi sotto il passaggio dell'autostrada da Garia di Sant'Anna.
E adesso per 3 anni lo mettevo sulle moto, ciclo. E non mi hanno fatto pagare niente. Domenica mi hanno fatto già la multa. Questo è un ciclomotore. Ora dicano i vigili che prende 2 posti e non lo posso più mettere. Ma cos'è? L'ape, quella piccola, l'ape 50? Sì, 50. L'ape, sì, 50, l'ape 50 l'abbiamo sempre messa nel posto dei motorini noi. Ora io non so dove mettere questo mezzo, a parcheggiare a Sistri. Ma questa è bella. Perché a Chiavari non fanno nessun problema, li lasciano mettere, a Lavagna anche, a Rapallo anche, Casarza Ligure anche, Sette Levante no. Perché a Sette Levante le api gli stanno sulle balle, io cosa vuole che le dica? È strano però questo, perché l'ape è sempre stata considerata un ciclomotore, sì che prende 2 posti, però se andiamo a vedere ci mettono certe moto parcheggiate che ne prendono 3 più mezza strada col bauletto, quindi allora se andiamo a vedere anche quello. Quindi non lo so, lì bisogna vedere cosa dice il codice della strada, perché lì il comune c'entra poco, lì è il codice della strada che parla. Sì, ma signore non si parla più di codice di strada lì. In che senso? Un altro sì. Cioè lei dice mamma liberi tutti, ognuno fa quello che vuole. Io mi hanno detto di metterlo nelle macchine e pagare. Perché gli altri 100 moto non pagano, io devo pagare che è un ciclomotore quello lì. Appunto, andiamo a vedere cosa dice il codice della strada e poi si fa una bella scritta al comune. Vediamo cosa dice il codice della strada, perché lì è questione di codice della strada, il comune non c'entra niente lì. Cioè lì il codice della strada ti deve dire se l'ape 50 va parcheggiata nei motocicli o non è, perché sennò finisce che passa a vigile che dice ah questo è un ciclomotore, non puoi metterlo nel parcheggio delle macchine, ti fa la multa anche lì, capito? Signore, come 4 comuni che danno via va bene e questo Sette Levante no. E appunto, bisogna andare a vedere perché. Perché non credo che il comune possa decidere chi ci può stare e chi no, è il codice della strada. Quindi se 3 comuni dicono che va bene e uno no, forse quello che dice di no sbaglia, forse, non lo so, forse. Quindi vediamo, bisogna vedere il codice della strada e poi ne riparliamo la settimana prossima. Grazie. Benissimo, grazie a lei. Benissimo, grazie a lei. Grazie, grazie. Salve, salve, salve. L'ape 50, io l'ho sempre vista parcheggiate sul... In effetti ha la targa del motorino, ha la targa piccola, è un ciclomotore. Ha 3 ruote, ma è un ciclomotore. Ci sono delle moto... Vado con lo scooter per 3 posti. Ci sono delle moto che prendono 3 posti. 2 posti, che 2 posti li prendono, perché c'ha cavalletto laterale... Le borse laterali, cioè ci sono delle moto che sono grandi, che sono enormi, ma parcheggiano nel posto dei motocicli e nessuno gli dice niente, quindi insomma, voglio dire, non è... Vediamo. Questa è una di quelle situation che ci piacciono, perché poi ce ne andiamo a vedere. Marco, ce l'abbiamo? No. Allora basta, chiudere. Chiuso, sono le 20:48, ci fa piacere che ci hanno telefonato anche stasera, pian piano. Stentate sempre un po' a partire, ma poi quando partite. E questa cosa qua dell'ape 50 ce la studiamo perché ci ha incuriosito questo signore, ci ha incuriosito perché dice ma come? A Casarsa sì, a Lavagna sì, a Chiavari sì, a Sestri no. Ci sarà un motivo. Non è che uno si sveglia al mattino e dice basta, l'ape 50 da domani può andare anche in autostrada perché non c'è. Voglio dire, ci sarà un motivo. E ce lo andiamo a vedere. Bene, anzi, benissimo. Vi ringraziamo, vi salutiamo, grazie per la pazienza che tutte le settimane avete nello starci a sentire, so che siete in tanti. Non ho capito bene Marco cosa stava facendo quando mi ha fatto diventare piccolino, mi ha messo in Tenkantu e poi vado a vedere lì perché stavo parlando col signore dell'ape, eh? Vado a vedere che sul sito c'è lo streaming. Ah, che sul sito c'è lo streaming. Uscito www.entelatv.net. Lì potete mandare anche le mail direttamente a Marco. E naturalmente potete andare anche su cetogiornale@virgilio.it e mandate le mail direttamente al cetogiornale, cioè a noi. A voi.
a moi, in francese, moi, moi, perché volevo dire noi, o me, ho detto moi. Che situazione. Bene, signori, ci vediamo la settimana prossima, statemi di molto bene, ringraziamo ancora gli amici del Bar Davide, naturalmente l'altro nostro storico sponsor, Upesco, che anche lui dalla settimana scorsa ha lo spot nuovo, quindi adesso vi vedete due spot belli nuovi di pacca. Se vediamo, ci vediamo venerdì prossimo, mi raccomando, telefonate, 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 che intanto non ci abbiamo di telefono. Ah sì, ce l'hanno messo, ce l'hanno messo. Marco! Sera, che mo finio!